Il maltempo ha scoperchiato letteralmente un tetto e è caduto nella serata di sabato 29 giugno, intorno alle 22, in via Matteotti e Busano. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Volpiano, la Croce Bianca del Canavese, la Protezione Civile e i Carabinieri. Il forte vento ha letteralmente sradicato il tetto, che è finito sul prato di fronte. In casa, al momento del fatto, c'erano due persone, una donna sui 90 anni e il figlio, oltre al gatto. Fortunatamente non sono rimaste ferite. Ora si cerca di capire dove potranno alloggiare in quanto l'abitazione è inagibile. Diverse altre case hanno subito danni alle coperture.